Giacosa nasce dalla necessità di riaprire un teatro chiuso da molto tempo e poi dalla volontà di sfruttare le opportunità che la legge sul terzo settore offre di coprogrammare e coprogettare delle attività di interesse pubblico che abbiano una valenza di tipo sociale, ma abbiano anche un valore di tipo culturale. Il tutto parte da quel momento in cui abbiamo deciso di candidarci a Capitale Italiana della Cultura, dove volevamo raccontare una città plurale. E per raccontare una città plurale bisogna far sì che sia corale il racconto. E allora abbiamo chiamato tutti gli operatori culturali della città, della regione, per far sì che appunto il programma, ma anche e soprattutto le politiche culturali fossero plurali. E siamo partiti proprio dal Giacosa, dove avevamo già iniziato, sebbene con un timido approccio, a radunare tutti i soggetti. Il modello di governance che abbiamo scelto è un modello ovviamente plurale e il più possibile democratico, che vede la presenza di una cabina di regia che si occupa della direzione artistica della struttura e un tavolo di coordinamento all'interno del quale siede il capofila e il governo comunale per quanto riguarda la gestione più logistico-strutturale del teatro. Ovviamente siamo di fronte ad un modello nuovo. La nostra città è il nostro territorio, per numeri e per opportunità si possono declinare come un fantastico laboratorio. Abbiamo tutta una serie di caratteristiche che ci consentono effettivamente poi di creare dei modelli che possono essere invece replicabili su scale più ampie. La coprogettazione ci ha insegnato che lavorare insieme è difficile, è faticoso, ma è gratificante, perché consente sostanzialmente la nascita di contaminazioni, di collaborazioni tra soggetti che fino ad allora non avevano avuto modo di entrare in relazione. Il valore aggiunto è sicuramente la capacità di affrontare una pluralità di situazioni possibili e la ricchezza dei contenuti che si producono attraverso il confronto. Costa un po' di fatica, ma il risultato è una maggiore qualità e rappresentatività delle proposte che poi si concretizzano. Il processo in sé ha fatto parte di bisogno di cambiamento di mentalità, vedere trasversalmente come posso collaborare con le altre realtà artistiche nel gruppo coprogettazione, ma anche fuori, per creare qualcosa di nuovo. Cantiere Città si è subito presentato come un facilitatore di processi di scambio tra i vari soggetti. Si cerca di far crescere le relazioni tra soggetti e tra enti in modo tale che ciascuno colga quello di cui ha bisogno. Quando parliamo di politica spesso pensiamo che questa sia un prodotto, mentre dimentichiamo invece che è la costruzione di un vero e proprio processo. La Fondazione in questo ci ha aiutato, ci ha fatto sentire meno soli e ci ha fatto comprendere che la cultura ha un peso e un impatto nel modo in cui si costruiscono le relazioni. Porto con me in questo percorso relazioni che aiutano a comprendere che forse quel termine, quella pluralità, ha un suo senso e non è solo ed esclusivamente un claim da utilizzare.